Stellantis, a Melfi si produrrà anche la Compass ibrida, all'annuncio di Tavares al tavolo con i sindacati. La produzione della Lancia Gamma partirà nel 2026. Restano alcuni nodi da sciogliere. A oltre 40 giorni dalle elezioni regionali, il governo Bardi si prende altro tempo per nominare la giunta. Duro l'affondo della CGIL, giochi di potere prioritari rispetto ai bisogni dei cittadini lucani. Dipendenze patologiche, aumenta il numero delle persone prese in carico dai SERD, a dirlo i dati del report regionale, prevale la tossicodipendenza. A Tricarico tutto pronto per il raduno internazionale delle maschere antropologiche, l'evento giunto alla 13ª edizione il 31 maggio e il 1 giugno, uno straordinario viaggio alla scoperta dei carnevali di tutto il mondo. Calcio, questioni burocratiche e tecniche tengono banco a Potenza e Picerno in vista della prossima stagione. Il club rossoblù ha lavoro per l'iscrizione. I melandrini provano a chiudere per il nuovo allenatore. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sulla Nuova TV, lo sentivate dai titoli, in apertura oggi parliamo di Stellantis, buone indicazioni dal lungo tavolo svoltosi ieri a Torino, confermata dall'amministratore delegato Tavares la volontà di destinare a Melfi la produzione anche di una Jeep Compass ibrida. Sindacati soddisfatti, chiesto però un nuovo incontro al governo Meloni. Sentiamo tutti i dettagli da Michelangelo Russo. È durato quasi 3 ore ieri al centro Stellantis di Torino il faccia a faccia tra l'amministratore delegato del gruppo e i sindacati nazionali. Molti temi sul tavolo, a iniziare dalle prospettive degli stabilimenti italiani con le allocazioni dei vari modelli grazie ai quali fino al 2030 e oltre si punta a produrre 1 milione di vetture ogni anno. Una missione all'interno della quale la fabbrica di Melfi è chiamata come sempre a recitare un ruolo da protagonista. E anche su questo Tavares ha dato le prime indicazioni. La prima, come anticipato già dalla nuova, riguarda la produzione a Melfi della nuova Jeep Compass, non solo in versione elettrica, ma novità anche con motore ibrido, così da venire incontro alle richieste del mercato che ai prezzi attuali e nonostante gli incentivi al via dal 3 giugno resta inavvicinabile per tanti. Sempre riguardo a Melfi, l'amministratore delegato ha indicato nel 2026 la data di inizio produzione della Lancia Gamma. La Wilma si ritiene soddisfatta, ma ha già richiesto la convocazione di un tavolo urgente alla Presidenza del Consiglio per accompagnare la cosiddetta fase di transizione e realizzare appieno il piano industriale messo in campo da Stellantis. Anche il segretario generale della FIM CISL, Gerardo Evangelista, ha accolto positivamente le parole della D di Stellantis sulle nuove produzioni destinate allo stabilimento lucano di Melfi e sulle tempistiche per la messa in produzione. Ma, afferma il segretario, è necessario un incontro a Palazzo Chigi per ottenere le necessarie garanzie con un accordo di sviluppo per l'intero settore automobilistico nazionale. Tavolo, infine, che a detta del segretario generale della FISMIC Basilicata, Pasquale Capo Casale, dovrà fare chiarezza anche sulle misure straordinarie da varare in favore dei lavoratori dell'indotto. Il governo Bardi attenderà l'esito dei risultati elettorali al Comune di Potenza e alle europee per nominare la nuova giunta, l'ennesima dimostrazione per la CGIL di come i giochi di potere siano prioritari rispetto ai bisogni dei cittadini lucani. Sentiamo Celestino Benedetto. A oltre 40 giorni dalle elezioni regionali, il governo Bardi si prende ancora altro tempo per nominare la giunta. Duro l'affondo della CGIL. Attendere i risultati elettorali al Comune di Potenza e alle europee per il segretario Fernando Mega è l'ennesima dimostrazione di come i giochi di potere siano prioritari rispetto ai bisogni dei cittadini lucani. Mentre i politici si dividono le poltrone, c'è un totale disinteresse delle istituzioni su Stellantis e la sanità e sull'orlo del commissariamento. L'unica presa d'atto formale in tal senso è che il defenestrato assessore uscente Francesco Fanelli, responsabile della sanità per almeno metà legislatura, dopo essere rimasto fuori dal Consiglio regionale alle elezioni dello scorso aprile,
e candidato come sindaco al comune di Potenza. Il tutto prosegue mega nella divisione atavica del centro-sinistra che al comune di Potenza si presenta con 4 candidati sindaco. Ciò accade mentre il destino delle future generazioni si gioca in gran parte sulle elezioni europee. Ma vista la scarsa partecipazione al voto in Basilicata alle elezioni regionali di aprile, lo spettro dell'astensionismo aleggia, contribuendo a quella espoliazione della rappresentanza politica e territoriale che anche a causa del guazzabuglio della legge elettorale ha fatto sì che 4 su 7 rappresentanti lucani siano di fuori regione, mentre i problemi restano sotto il tappeto. Basti pensare, conclude Mega, che anche la prossima estate l'offerta ferroviaria in Basilicata sarà notevolmente ridotta a causa dei lavori che interesseranno la tratta Potenza-Eboli e la Potenza-Foggia. Per fortuna, conclude con ironia il segretario della CGIL, ci saranno gli elicotteri promessi dal presidente Bardi in campagna elettorale a garantire la mobilità nella nostra regione. Parliamo ora di dipendenze patologiche. Aumenta il numero delle persone prese in carico dai SERD lucani e quanto emerge dal report regionale relativo al triennio 2021-2023 pubblicato oggi. Dai 2.244 pazienti del 2021 si è passati ai 2.495 del 2023. Si tratta per la gran parte di uomini, anche se la componente femminile fa registrare un incremento nel triennio. Tra le tipologie di dipendenza patologica prevale la tossicodipendenza, a seguire l'alcol dipendenza, disturbo da gioco d'azzardo e tabagismo. L'età media dell'utenza complessiva dei SERD della Basilicata è elevata: per le tossicodipendenze 40 anni, 50 anni per l'alcol dipendenza, 44 per il disturbo da gioco d'azzardo e 50 per il tabagismo. Ve ne parleremo nel dettaglio nelle prossime edizioni del TG. Ci spostiamo a Matera. Il presidente della provincia Piero Marrese e il sindaco della città dei Sassi Domenico Bennardi all'Istituto Olivetti per la consegna di 2 riconoscimenti al neo alfiere della Repubblica Alfonso Stigliani, festeggiato anche da insegnanti e compagni di classe. Vediamo. La consegna di 2 targhe, una della sua scuola, l'Istituto Tecnico Commerciale Lo Perfido Olivetti, e l'altra di Comune e Provincia di Matera, hanno caratterizzato la sobria ma toccante cerimonia organizzata dall'Istituto Tecnico Commerciale della città dei Sassi per tributare tutti gli onori ad Alfonso Stigliani. Lo studente, 18 anni, dallo scorso 13 maggio è alfiere della Repubblica Italiana. Il titolo gli è stato attribuito dal presidente Sergio Mattarella. La storia esemplare dello studente è raccontata nel suo libro Un giorno mi dirai, realizzata sotto la guida del suo professore tutor Emilio Salierno, nel solco del progetto Allenamenti del Lupi, Unione delle Province della Basilicata, che promuove interventi e azioni concrete per il contrasto del disagio giovanile. Il libro di Alfonso Stigliani, che ha suscitato l'interesse del Quirinale, presentato di recente anche al Salone del Libro di Torino, è il racconto appassionato della sua esperienza personale conseguente a vicende familiari e al Covid. Alfonso ha saputo mettersi in gioco, reagendo alle difficoltà e dimostrando che i problemi devono essere affrontati, aprendosi alle sfide a cui tutti siamo chiamati. Grazie al progetto del Lupi Basilicata e al suo libro, il 18enne materano oggi fa conoscere la sua storia positiva ai coetanei, insegnando a chiedere aiuto quando si è in difficoltà, uno dei grandi temi generazionali. A festeggiarlo in questa giornata speciale, dirigente scolastica, docenti, compagni di classe e la sua mamma. Occasione per Alfonso per ribadire che gli spiragli per uscire dalle nostre angosce esistono. Un messaggio potente il suo in un contesto di crescente disagio giovanile per sollecitare i giovani a reagire sempre con spirito positivo, senza mai abbattersi. L'attacco hacker subito dalle ASL lucane nel gennaio scorso ha portato al furto di dati sanitari amministrativi che riguardano principalmente pazienti ed operatori, ma che costituiscono
una minima parte del patrimonio informativo delle aziende. Spesso si tratta di dati parziali e destrutturati. E quanto fa sapere la Regione Basilicata, spiegando che i dati sottratti sono documenti riferibili a un gran numero di persone ma identificate in maniera incompleta. La possibilità che dalla violazione derivi un danno concreto e dunque abbastanza remota per la Regione, anche se l'esame dei documenti rubati sta continuando. La direzione regionale ha spiegato di non poter escludere che a seguito dell'attacco hacker ci possano essere tentativi di furto d'identità, phishing o altre frodi, ragion per cui agli utenti è consigliato di prestare la massima attenzione in caso di ricezione di SMS o mail sospette che sembrano pervenire da regione o aziende sanitarie. A Tricarico tutto pronto per il raduno internazionale delle maschere antropologiche. L'evento, giunto alla 13ª edizione, si terrà il 31 maggio e il 1 giugno. Uno straordinario viaggio alla scoperta dei carnevali di tutto il mondo. La novità di quest'anno sarà la presenza dei costumi tradizionali di tutti i 131 comuni lucani che apriranno il corteo, rappresentando di fatto l'intera Basilicata. Il servizio di Vito Sacco. Si svolgerà a Tricarico venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno la 13ª edizione del raduno internazionale delle maschere e dei carnevali antropologici, un evento che unisce la spettacolarità, la conoscenza e lo studio delle maschere provenienti dall'Italia e dall'estero. A questa edizione parteciperanno, oltre alla rete dei carnevali lucani, Episcopia, Ferrandina, Lavello, Montescaglioso, Salandra, San Mauro Forte, Satriano di Lucania, Teana e Tricarico, gruppi italiani provenienti dall'Abruzzo, dalla Calabria, dalla Lombardia, dal Molise, dalla Sardegna e dalla Sicilia e gruppi provenienti dall'estero, dalla Bulgaria, dalla Croazia e dalla Slovenia. La novità di quest'anno sarà la presenza dei costumi tradizionali di tutti i 131 comuni lucani, indossati dalle ragazze e dai ragazzi dei rispettivi luoghi di provenienza, che apriranno il corteo, rappresentando di fatto l'intera regione Basilicata. La sfilata si svolgerà sabato 1 giugno, con il raduno dei gruppi alle 17 sul piazzale della Torre Normanna e partenza alle 17.30 verso piazza Garibaldi, dove saranno presentati. La mattina invece ci saranno esibizioni spontanee e una tavola rotonda alle 11 su futuro e antropologia nella villa comunale Generale Giuseppe Massaioli. Il giorno prima, venerdì 31 maggio, sarà caratterizzato da spettacoli e musica per tutta la giornata e alle 20 dalla apertura del percorso enogastronomico Sapori in Viaggio. Il raduno internazionale delle maschere e dei carnevali antropologici rappresenta ogni anno un evento straordinario, sia per la colorata e festosa partecipazione dei numerosi gruppi provenienti dall'Europa e dall'Italia, sia per la partecipazione di pubblico, soprattutto di fotografi e filmmaker, alcuni dei quali hanno anche vinto premi importanti con le immagini del raduno. Oggi a Melfi, in piazza Festa Campanile, l'evento finale del progetto Ambiente, Sport e Arte di Strada insieme. Protagonisti gli studenti degli istituti Ferrara Marottoli e Berardi Nitti. Tutti i dettagli da Vittorio Laviano. Il rispetto dell'ambiente e la raccolta differenziata dei rifiuti hanno caratterizzato il progetto Sport e Arte di Strada Insieme, organizzato dal Consorzio GISA, l'amministrazione comunale, la WISP e gli istituti scolastici Ferrara Marottoli e Berardi Nitti, tutti insieme in piazza Festa Campanile per l'ultima giornata di un progetto ben riuscito. Oggi è sicuramente un giorno di festa, di allegria, con eventi di gioco, balli, ed è la fine di un percorso che abbiamo intrapreso verso dicembre con i bambini nelle scuole, prima presso Berardi, poi invece presso Marottoli. Abbiamo parlato, ripreso l'argomento della sostenibilità ambientale e quindi raccolta differenziata, quanto siano importanti i gesti dei bambini nel loro piccolo, ma coinvolgendo anche e soprattutto chi gli sta intorno, e abbiamo avuto una bella accoglienza dai bambini con attenzione, partecipazione, domande, e speriamo che
questi gesti continuino a essere intrapresi nel tempo. Abbiamo dato anche un piccolo gadget, una borraccia di alluminio riciclato, in modo tale che resti il ricordo, ma anche occasione per ricordarsi di preferire oggetti non monouso, e quindi abbiamo anche trattato l'argomento della lotta al monouso, quanto sia importante. E insomma, abbiamo visto la partecipazione, ne siamo contenti. Il contributo dell'amministrazione comunale con l'assessore all'ambiente Pamela Montanarella. È un evento molto importante che viene ripetuto ogni anno e fa parte di quella che è la programmazione dell'educazione ambientale all'interno delle scuole, che viene promossa appunto dall'amministrazione comunale in collaborazione con la GISA, che è gestore appunto dei rifiuti, che annualmente fa attività di programmazione ed educazione ambientale con i bambini. Hanno partecipato all'evento i due istituti, Berardi Nitti e Ferrara Marottoli, istituti che sono da anni ormai impegnati a quella che è un'attività appunto di insegnamento e di sensibilizzazione verso i bambini per quella che è il sistema di raccolta differenziata. Ogni anno è bene rimarcare l'importanza della raccolta differenziata, quindi insegnare ai bambini a fare una raccolta puntuale è importante, anche perché l'insegnamento poi arriva appunto all'interno delle famiglie e quindi di conseguenza si crea una reazione a catena per la buona educazione ambientale. Il lavoro svolto a scuola dai giovani studenti viene raccontato dalla docente Ezia Stallone. C'è stato un primo incontro con gli operatori della GISA a dicembre, e hanno accolto molto bene i ragazzi questo progetto ed è stato anche un input per lavorare meglio anche nella scuola. Si sono divertiti molto a realizzare lavoretti, il lavoretto di Natale, il lavoretto di Pasqua, il lavoretto della mamma. È stato tutto all'insegna veramente del riciclo e del riutilizzo soprattutto, che sono le R appunto che caratterizzano questo progetto. Infine i ragazzi, che sembrano aver compreso bene come differenziare i rifiuti a casa. Il blu è il multimateriale, poi il marrone è l'umido, il verde è il vetro e il grigio è il secco. Un rifiuto secco qual è? Gli spazzolini. L'umido? La frutta. Poi ci sta il vetro, le bottiglie di vetro, e poi ci sta il multimateriale Tetra Pak. E siamo al calcio di Serie C. Questioni burocratiche e tecniche tengono banco a Potenza e Picerno in vista della prossima stagione. Il club rossoblù lavora all'iscrizione, mentre i melandrini stanno provando a chiudere per Modica come nuovo allenatore. Sentiamo Donato Valvano. In casa Potenza si lavora senza sosta per programmare la stagione 2024-25. L'amministratore delegato Nicola Macchia è in prima linea su più fronti. Tutte le attenzioni sono rivolte all'iscrizione del club al prossimo campionato. Nel frattempo continuano le telefonate e le interlocuzioni con diverse figure per andare a ridisegnare l'organigramma societario e andare a definire ogni ruolo, compresa l'organizzazione del settore giovanile. Nessuna decisione ufficiale ad oggi sulla guida tecnica. Al momento mister Pietro De Giorgio, che ha conquistato sul campo la permanenza del Potenza in Serie C, è in pole position per la panchina rossoblù, anche perché il tecnico verbicarese ha un contratto in essere fino al 2025. Modica sì, Modica no, Modica forse. In questo momento il tecnico del Messina sembra essere il nome forte per prendere il posto di Emilio Longo sulla panchina del Picerno. Nelle ultime ore il presidente del Messina Sciotto però sembra intenzionato a rilanciare e avrebbe presentato una nuova offerta per convincerlo a rimanere in riva allo Stretto. Una situazione che al momento sembra essere in stand-by, e per questo il direttore generale rossoblù Vincenzo Greco sta provando a tenere calde le alternative. Al momento il nome in cima alla lista del DG del Picerno è sempre quello del tecnico di Mazara del Vallo, che però deve prima liberarsi dal contratto in essere con il club peloritano. Stamane nella sala dell'arco di Palazzo di Città Potenza la cerimonia di premiazione del contest per l'ideazione del logo del progetto Barriere Zero Potenza per Tutti. A trionfare, lo vediamo, il logo di Andrea Pace, giovane artista della città. Un riconoscimento è andato anche alla giovanissima artista scout Alessandra Ricciuti, insignita per il disegno più votato. Ora l'attenzione si sposta sulle attività commerciali della città. Gli spazi che saranno resi completamente accessibili o che lo sono già potranno essere contrassegnati dal logo vincitore del progetto, contribuendo così a fare di Potenza una città più inclusiva e accogliente.
Ed è tutto per questa edizione, torniamo alle 19, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.